Seto, pronto? Sì, pronto, buonasera. Buonasera a tutti e grazie per l'ottima informazione che ogni giorno fate. Grazie, Allora, la grazie a lei. mia, grazie veramente di cuore. La mia domanda è molto semplice, anche se è un pochino articolata, quindi datemi qualche secondo in più. Allora, la prima domanda importante secondo me è questa: ci si può reinfettare di Covid? Cioè, essendo un virus, quindi come diciamo io mi posso reinfettare per una normale influenza, così mi posso reinfettare di Covid? A questo punto, quando entreremo in fase 2, e cioè quando ci diranno, come ci hanno già anticipato, che ci faranno fare dei test serologici per vedere chi è stato infettato o meno, cioè si uscirà in base a che cosa, a quale principio, se io poi in realtà mi posso reinfettare. E un'altra ultima importante domanda che è legata sempre a questa, mi posso infettare in modo serio con il Covid per quanto riguarda l'attacco ai polmoni oppure anche ad altri organi del corpo? Mi sembra chiara la domanda, temo che ci sia un problema, è No, caduta la linea? penso che la domanda fosse Sono qui, finita sono se qui. Ah, no, eccoci, ci si può eccoci. infettare in altre Ecco. parti del Se corpo. si hanno problemi In seri, altri oltre che ai organi. polmoni, ad altre parti del Esatto, corpo? tipo potrebbero essere attaccati i reni, cuore o quant'altro? Ok, giriamo le sue domande al professor Cauda. Professore, per rinfrescarci la memoria, la prima domanda è riferita alla possibilità che ci si possa infettare nuovamente. Io sono stato infettato, sono guarito e poi torno ad infettarmi, perché da questa poi discende la seconda domanda. Prego, professore. Dunque, allo stato attuale delle conoscenze questo non dovrebbe avvenire, cioè chi supera il Covid ha la possibilità di avere un'immunità permanente, si pensa. Però attenzione, tutto questo viene ipotizzato, non abbiamo ancora delle certezze, però alcune cose le sappiamo. In Cina non ci sono stati dei casi di reinfezione tali da giustificare che chi ha superato la malattia non fosse protetto dagli anticorpi. L'esperimento dei colleghi di Pavia che utilizzano il plasma iperimmune dei soggetti convalescenti funziona nel bloccare il virus, quindi vuol dire che gli anticorpi neutralizzanti sono efficaci per la protezione. Bisognerà capire quanto questi anticorpi durano, però io penso che siccome il coronavirus SARS-2-CoV si comporti come gli altri coronavirus, è altamente probabile che la immunità sia un'immunità permanente e quindi non ci sarà la possibilità di reinfettarsi. Del resto, la filosofia che sta dietro alla preparazione di un vaccino è quella che si produrranno degli anticorpi produttivi. Professore, mi perdoni, lei ha detto che riteniamo, ma ovviamente lo dovremo verificare, che ci sia, se uno ha avuto il Covid, una immunità permanente. Ovviamente però lei dice che non ne possiamo avere la certezza, ma tendiamo a credere che sia così. Questo vale per tutti? O ci si può, diciamo, si può ipotizzare che ci siano alcune persone che hanno più anticorpi e persone che hanno sviluppato meno anticorpi? Partendo dal presupposto che una persona infetta o è stata asintomatica e quindi non ha sviluppato la malattia e quindi ha sviluppato gli anticorpi, chi ha superato la malattia si presume che la quantità, il titolo anticorpale dovrebbe essere sufficiente ad essere protettivo. Evidentemente andranno fatti degli studi con la determinazione degli anticorpi, del titolo anticorpale, la durata di questo titolo, ma in genere un superamento di un'infezione o di una malattia è una garanzia fino ad oggi, almeno delle malattie che conosciamo, di una immunità di tipo permanente. Ci sono, è Perfetto. vero, delle situazioni in cui la presenza degli anticorpi non vuol dire protezione. Ne cito due notissime: l'epatite C, che in alcuni casi la presenza degli anticorpi vuol dire solo continuativa infezione, e La l'HIV, i HIV, certo. sieropositivi sono persone che hanno gli anticorpi. La sieropositività altro non è che presenza di Però anticorpi. lei dice Però in il questo coronavirus caso non è dovrebbe né un essere così. retrovirus né un virus dell'epatite. Lei dice però che in questo caso dovrebbe essere un'immunità Cioè, permanente e questo porta dietro, porta con sé la risposta alla seconda domanda, perché giustamente Laura si interrogava, dice se poi noi possiamo avere, io la chiamo banalmente, una ricaduta e allora come ci dobbiamo comportare quando torneremo al lavoro, quando torneremo ad una presunta normalità. Per
La risposta è evidentemente deriva da quello che ci ha detto il professor Cauda: se noi siamo immunizzati, a quel punto il problema non c'è per quelli che hanno gli anticorpi. L'ultima domanda però che ci poneva Laura era quella relativa agli organi. Questa malattia colpisce solo i polmoni in maniera particolare? Io ho sentito parlare anche del tronco encefalico, ma magari ci sono altri organi? La risposta del professor Cauda? Dunque, è chiaro che il polmone è l'organo privilegiato. Siccome questo virus ha un attacco al recettore ACE2 che è presente largamente in vari organi, nel cuore ci sono esempi di miocarditi, di danno quindi al cuore, c'è danno al rene, danno all'intestino. Ad esempio è stato anche isolato il virus nelle feci, anche se il rischio di passaggio con le feci, di trasmissione con le feci è trascurabile, per non dire praticamente assente. Quindi le forme più gravi in cui c'è un coinvolgimento maggiore degli organi vede insieme al polmone anche colpito il cuore e il rene in particolare, soprattutto questi due organi. Alessio? C'è una notizia.